Allora, giusto per le persone che dicono che non si possono fare soldi senza soldi a tutte queste puttanate qua, e che io vi continuo a dire, guardate che in realtà sono solo ed esclusivamente delle vostre convinzioni depotenzianti. Cioè voi pensate che non si può fare perché nessuno vi ha insegnato come fare, quindi magari non ci avete neanche mai pensato. In realtà devo dire che anch'io una volta nessuno me l'aveva insegnato, nessuno me l'aveva spiegato, e quindi non sapevo come questa cosa magari poteva avvenire. Poi col passare del tempo ho visto delle persone come farlo e ho cominciato anch'io tante volte magari a studiarmi delle tecniche che potevano andare bene. Vi dico che cosa mi è capitato negli ultimi giorni, quindi che cosa mi è successo, e da questa cosa per esempio voi potete già prendere uno spunto su come si possono fare operazioni di questo tipo. La prima cosa che vi consiglio è innanzitutto aprire la mente, perché se voi pensate che se oggi non avete soldi non potete fare operazioni immobiliari, non le farete mai, quindi non partirete mai, perché chiaramente il discorso è: non ho soldi, non si possono fare soldi senza soldi, allora sto fermo e continuo a fare quello che ho sempre fatto. E così passano gli anni e la tua vita continua ad essere esattamente la stessa. L'altro giorno sono andato per esempio a pranzo con uno dei miei agenti immobiliari, quindi noi abbiamo tantissime agenzie su Milano che ci passano operazioni, con i quali molti di loro sono anche amici eccetera, con i quali esco molto spesso, quindi questa cosa è una cosa che vi consiglio assolutamente. Bisogna comunque creare anche un rapporto, perché non bastano solo i soldi, non basta fare solo le operazioni, ci deve essere anche qualcos'altro. Siamo andati a pranzo e con questa persona per esempio è capitato da tempo che facevo operazioni. Quindi la prima cosa che dovete sapere, ragazzi, è che le agenzie, la maggior parte quantomeno, fanno operazioni immobiliari. Questa cosa vi deve entrare in testa. È inutile che dia: ah no, ma non le fanno, ah no, ma dicono che è illegale, ah no, ma quando... Ragazzi, le fanno. C'è chi le fa in un modo che non si potrebbe fare e ci sono delle persone che invece dicono: vabbè, io cerco delle operazioni fuori dalla mia agenzia, quindi faccio l'investitore immobiliare, tra virgolette, non a tempo pieno, quindi ho un'agenzia immobiliare, mi occupo della mia agenzia, delle mie agenzie, e in più vado a cercare altrove delle operazioni. Questa persona fa proprio questo, quindi si occupa delle sue agenzie immobiliari e in più va alla ricerca di operazioni immobiliari da fare per conto suo. E quindi che cosa succede? Che ovviamente se voi operate con soldi vostri, i soldi a un certo punto finiscono, è normale. Ne potete avere tutti quelli che volete, se ragionate solo con soldi vostri, prima o poi finiscono. È chiaro che se io faccio un'ipotesi, un budget 100.000, una volta che ho messo 100.000, se ragiono solo con i miei soldi, basta, ho finito di lavorare. Se il mio budget sono 200.000, una volta che ho raggiunto 200.000, basta, ho finito di lavorare. Se il mio budget è 1.000.000, la stessa cosa. Quindi non cambia in base a quanti soldi avete. Se ragionate solo ed esclusivamente con i vostri soldi, prima o poi vi fermate. Punto. Quindi potete avere tutto quello che volete, ma comunque vi fermate. Ora, sicuramente avrà pensato: qual è il modo nel quale posso continuare a fare operazioni? Prima si fermava, quindi facevo uscire i miei capitali e poi dopo, una volta che ho finito la disponibilità economica, mi fermo. A un certo punto ha cominciato a farci delle segnalazioni. Questa cosa, per esempio, non tutte le agenzie arrivano a fare una cosa di questo tipo. Che cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Lui dice: visto che io so cercare operazioni di trading immobiliare, nel momento in cui io vedo da un'altra agenzia e io ho tutti i miei capitali fuori, vedo da un'altra agenzia che c'è questa possibilità per fare trading, o vedo un'asta, o vedo questo, o vedo l'altro, una situazione un po' del tipo posso fare un saldo e stralcio, cose di questo tipo, ti contatto e te la segnalo. Quindi che cosa succede? Succedono due cose: che in prima battuta magari io dico vado in quell'agenzia, faccio la proposta, porto la mia operazione a casa, dopodiché se riesco a portarla a casa
te la lascio a te, agenzia in vendita, quindi tu guadagni le tue provvigioni e magari ti pago anche la segnalazione sulla transazione che io sto facendo. Quindi posso pagarti la transazione o posso anche lasciarti l'immobile poi in rivendita, nella quale io poi ti pago la rivendita e in più prendi i soldi dalla parte acquirente. Quindi questo è un modo. L'altro modo qual è? Vabbè, io ho sbloccato parte dei miei capitali, quindi io, agente immobiliare, ho sbloccato parte dei miei capitali che erano fermi, tra virgolette, in qualche altra operazione, li prendo, magari non ci arrivo a fare un'operazione un pochettino più grossa, ipotizziamo che io ho sbloccato 100.000, ma per fare un'operazione servono 200.000. Te la propongo e la facciamo insieme. E questa cosa si chiama collaborazione, e quindi cominci a collaborare e fai questa e poi dopo fai un'altra e poi dopo fai un'altra e così via. Come vedete, in questo modo si è creata una cosa tale per la quale, anche se non ha soldi, basta, comunque ci guadagna. La stessa cosa vale, perché qua stiamo parlando comunque di un agente immobiliare. Voi dite, vabbè, però io non sono un agente immobiliare, chi se ne frega? Se tu hai le competenze, oggi hai le competenze, mi trovi un appartamento con le caratteristiche che dico io, come dico io, eccetera, 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 chi ti ha detto che io non ti pago quella segnalazione? Chi ti ha detto che io non sono disposto anche a farla con te? Cioè, non te l'ha detto nessuno. L'altro giorno, per esempio, mi è capitato, quindi sempre un altro esempio, mi è capitato che uno dei miei studenti, io ho dei corsi di formazione, quindi ho formato dei ragazzi, e una delle motivazioni, l'ho sempre dichiarato, per la quale ho fatto questa cosa, è stata che alcune di queste persone sicuramente mi passeranno delle operazioni. Guarda caso, alcuni dei miei studenti adesso lavorano con me, quindi questa cosa è importante. Alcuni di loro mi passano operazioni, quindi anche questa cosa è importante. È un metodo win-win, perché io ci guadagno, li ho formati, ci ho guadagnato ovviamente, loro magari non hanno soldi o hanno pochi soldi, oppure hanno i soldi bloccati, mi passano le operazioni, io le pago per fare questa segnalazione, loro accumulano capitale e poi dopo vanno a fare altre operazioni o le fanno anche con me dopo. Questo ragazzo, per esempio, ha pubblicato un'operazione nel mio gruppo privato e dice: qualcuno è interessato a fare questa operazione? Cioè, io sono, ho questa operazione qua, perché? Perché lui ha fatto la prima operazione, ascoltate bene, ha fatto la prima operazione, aveva previsto di ristrutturare e poi rivendere. Che cosa è successo? Che dopo 4 giorni non ha dovuto neanche ristrutturare e aveva già venduto l'immobile. Prima operazione, eh? Quindi se voi mi chiedete, ah ma cazzo, ma i tuoi studenti hanno risultati? Sì, cioè questo è uno di loro, ma vi posso fare diversi esempi. Quindi prima operazione, 4 giorni di tempo, soldi portati a casa, punto. Certo, non sono 4 giorni che porto il grano a casa, perché poi bisogna andare in atto, tutto quello che volete, va bene, ma ci siamo capiti. Quindi in questo caso, per esempio, se a me interessa, mi faccio avanti e posso farla insieme, oppure posso pagare la segnalazione. Quindi questo è un modo. Ieri ho incontrato un'altra persona, per esempio, questo è un altro modo ancora che vi spiego, troppa roba vi sto regalando, ragazzi. Ho incontrato una persona che mi diceva che ha una persona che ha dei capitali a disposizione, che io adesso non vi dico, comunque capitali importanti, ok? Quindi non sicuramente pochissimi soldi. E lui dice: questa persona ha ereditato questi soldi, adesso non mi ricordo se li ha ereditati oppure li ha presi da qualche parte per un'azienda che ha chiuso, eccetera, non mi ricordo esattamente com'è la situazione. Ma il discorso è, lui dice: io posso portare i capitali a te e guadagnare da questa transazione? Cioè, ti segnalo un potenziale investitore di capitali, dopodiché posso avere una, passatemi il termine, commissione? Certo, perché no? Io lavoro anche in questo modo, quindi non ci sono problemi. Oppure, gli ho anche detto, c'è un'altra possibilità. Vuoi
tra virgolette lavorare in questo settore, perché lui mi diceva io comunque vorrei lavorare in questo settore, vorrei di qua di là su e giù. Qual è l'altra possibilità? Che lui costituisce una società con questa persona, dopodiché viene e collabora con me, in quale modo? Magari gli passo le operazioni. Dovete sapere che se avete le operazioni, per esempio, ci sono delle volte, l'ho detto prima, no? Mio studente poteva accedere all'operazione. Possono essere diverse le motivazioni. Non ha soldi, i soldi sono bloccati, quindi ce li ha, ma sono bloccati in un'altra operazione. Oppure, a livello di strategia, decide che va bene così. Quindi non sempre, ragazzi, quando una persona cede l'operazione è perché non ha il grano per farla. A volte è solo un discorso di strategia. Vi faccio un esempio. Se io oggi individuo un'operazione nella quale devo mettere 1 milione e a fronte di questo milione posso guadagnare 300.000 euro. So che lo posso fare, so che impiegherò 8 mesi di tempo per concludere l'operazione. Arriva un operatore e mi dice: guarda William, io sono in questo momento a corto di operazioni. Gli dico: veramente? Sì, vuoi fare questa? Ah, figo, quanto è che c'è di utile? Glielo spiego e mi dice: ascolta, ma se me la cedi, parliamone, perché no? Quindi che cosa succede se per esempio io dico a questo operatore: guarda, facciamo così, dammi un centello, dammi 100.000 euro per l'operazione, poi vai avanti tu, te la fai tu e tu avrai almeno un 20% di utile, l'operazione è buona. Vi assicuro, andate sereni, che un operatore intelligente mediamente mi dirà di sì. Perché vi dico che mediamente mi dirà di sì? Perché a me mi capita questa cosa al contrario. C'è una persona che mi dice: guarda, ho questa operazione nella quale posso fare un 30%, ma io voglio guadagnare il 10%, esco e tu ti tieni il 20%, va bene? Sì, perché no? Cioè, sono i miei parametri. Quindi se per me va bene fare un 20% per una transazione, per quale motivo dovrei dire: ma no, ma lui non ha fatto niente, non ha messo ancora il grano e perché lo devo pagare? No, ragazzi, si può guadagnare tutti. Quindi non è una cosa nella quale voi dite: ah vabbè, però se effettivamente io faccio questa cosa qua io alla fine perdo soldi. Non è così, non è così. Cioè, voi state guadagnando e l'altra persona guadagna. Punto. È un giochino nel quale andiamo a guadagnare tutti. È un giochino nel quale ci guadagnano tutti. Quindi, le collaborazioni servono. Adesso vi ho dato 3 esempi di come si possono fare soldi senza soldi. Se voi mi dite non ci sono operazioni senza soldi, non si può fare se non ho i soldi, stai dicendo cazzate. Punto. E chi vi dice che non si può fare è semplicemente perché non è capace. Quindi ascoltate chi è capace, ascoltate chi l'ha fatto diverse volte, ascoltate chi continua a farlo. Io questa cosa ve la dico sempre. Poi sono affari vostri, fate quello che volete. Ciao.